Cecilia scopre l'agendina di Moser, l'inaspettata reazione della Rodriguez. Giulia De Lellis parla con Cecilia Rodriguez dell'agendina di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP hanno parlato della famosa agendina di Ignazio Moser. Per chi non ricordasse, il figlio del noto ciclista tiene con sé una lista dove vi sono riportati i nomi di tutte le donne con cui ha avuto un rapporto. A fianco al nome di ognuna sono state da lui stesso inserite delle stelline, che vanno a dare un voto alla performance. Si tratta di una confessione fatta da Ignazio durante le prime settimane di permanenza nella casa. Questa storia aveva creato un po' di confusione all'interno del reality. In particolare, Daniele Bossari non aveva trovato molto delicato il gesto di Moser, nei confronti delle donne. Proprio per tale motivo, aveva scelto di nominarlo. I due avevano avuto una lunga discussione su questa storia. Ora Giulia ha chiesto a Cecilia se fosse già a conoscenza della presenza di questa agendina, siccome inizialmente si trovavano separati in due gruppi diversi. La Rodriguez sa dell'esistenza della lista e la sua reazione è riuscita a sconvolgere i telespettatori. Cecilia Rodriguez fa una richiesta inaspettata a Ignazio Moser per l'agendina. Ma tu c'eri quando c'era tutta quella polemica? Quando ha litigato con Daniele. È così, che Giulia ha aperto il discorso con Cecilia. Quest'ultima ha fatto intendere di essere già a conoscenza di questa storia, ma di non aver assistito al litigio tra Ignazio e Daniele, poiché il suo gruppo si trovava nella parte agiata della casa. Per l'agendina? E no, non c'ero. Giulia, però, ha cercato di andare a fondo e ha anticipato alla Rodriguez che, una volta fuori, potrà trovarsi di fronte questa lista. Però la sai? Quando uscirai vedrai l'agendina. La reazione di Cecilia non è stata apprezzata dal pubblico, che su Twitter se la prende con lei per la sua risposta poco delicata. Ma va, che ansia! Magari mi mette nella lista quando usciremo. Naco, tante stelle mettimi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il pubblico non apprezza la coppia. Cecilia, sempre più presa da Ignazio, non è apparsa per nulla sconvolta dal comportamento del giovane. Un po' tutti credevano che la Rodriguez avrebbe avuto un tentennamento di fronte alla scoperta dell'agendina. Eppure, che Moser abbia una lista per catalogare le donne non ha provocato alcun fastidio in Cecilia. Nel frattempo, Francesco Monte sembra aver ripreso in mano la sua vita dopo la fine della sua storia con l'Argentina.